ragazzi, ciao a tutti da Nicche! È passata una settimana o poco più ormai da quando ho pubblicato il mio primo videogioco per Android. Ormai penso che lo sapete un po' tutti, magari qualcuno non lo sa. Quindi diciamo che per chi non lo sapesse, ho creato circa un mesetto fa, ho iniziato a creare il mio primo videogioco per Android. Incredibilmente in appena 3 settimane... diciamo che l'ho finito. Chiaramente non è mai, nulla è mai finito, no? Perché come ben sapete esistono gli aggiornamenti. Però diciamo che in 3 settimane ho creato il mio primo videogioco. Diciamo che insomma in 3 settimane era abbastanza completo per essere pubblicato. E come è andato? Come è andato il mio gioco mo dopo una settimana che sta insomma pubblico sul Play Store? Allora, come potete intanto vedere, il mio gioco attualmente ha 1061, diciamo così, giocatori attivi, una votazione di 4,57. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto 3 giorni fa, pubblicato. Il nome del gioco l'ho poi cambiato, si chiamava all'inizio Farm Dozer, come è anche scritto qua. Poi alla fine però ho cambiato il nome in Farmer Dozer. Primo, perché Farm staccato Dozer non lo trovava nessuno. Secondo, perché ho visto che c'era un altro gioco con lo stesso nome, o comunque quasi uguale. Quindi ho pensato, ok, meglio che cambio nome, non vorrei che qualcuno pensa che insomma che ho deciso di copiare il nome di un altro gioco. Quindi ho cambiato il nome del gioco, perché a me ovviamente copiare non piace. Comunque sia, allora ci abbiamo 1061 installazioni attive, però c'è da dire che ovviamente ho perso un bel po' di utenti. Allora, il mio gioco in una settimana è stato scaricato da 2270 persone circa ed è stato disinstallato in una settimana, purtroppo tantissimo, è stato disinstallato da 1290 persone. Praticamente ho perso poco più della metà delle persone che hanno scaricato il gioco. Magari l'hanno scaricato, gli hanno dato una breve occhiata, non gli è piaciuto, vabbè. Comunque io mi ritengo abbastanza soddisfatto, perché voglio dire, essendo il mio primo gioco, avere comunque più del 40% di giocatori ancora attivi, non mi posso lamentare. Poteva di sicuro andarmi anche molto peggio, no? Quindi come primo gioco direi che va bene, dai, tutto sommato mi ritengo abbastanza soddisfatto. Vediamo poi come va nel tempo. Certo, allora, diciamo che ho praticamente solo giocatori italiani, anche se io il gioco principalmente l'ho creato in inglese e poi l'ho tradotto in italiano, quindi diciamo che il mio gioco è anche in inglese. Se voi cambiate la lingua nel vostro telefono, il gioco uscirà completamente in inglese, però purtroppo di stranieri al momento zero. Purtroppo praticamente non l'ha scaricato quasi nessun straniero. Perché? Perché non si trova facilmente sullo store. Quindi principalmente ho italiani al 97,83%. Poi vabbè, c'è qualcuno del Belgio, Spagna, Germania, Svizzera, ma probabilmente anche quelli saranno italiani però residenti all'estero magari, non lo so. Però vabbè, perché insomma il mio gioco non si trova? Non si trova perché purtroppo il mio gioco non è abbastanza famoso, e quello è il problema. Difatti, come potete notare, questa è la pagina in italiano, c'è anche la pagina in inglese. Allora, io il gioco in Italia l'ho chiamato Farmer Dozer spinge le monete, mentre diciamo che per il resto del mondo il gioco si chiama Farmer Dozer trattino Coin Pusher in inglese, che è la categoria, diciamo, appunto di questo gioco. In italiano diciamo che la categoria la si potrebbe chiamare per l'appunto spingi le monete, perché appunto nel mio gioco si spingono delle monete. Se io cerco spingi monete, perché come potete notare salta fuori spingi monete, ecco, se io scrivo spingi monete, come notate escono altri giochi uguali ovviamente al mio, perché io ho preso ispirazione da questo genere di gioco. Perché ho preso ispirazione da questo gioco? Perché io a questo genere di giochi, diciamo che ci gioco già da tanto tempo, ho imparato a conoscere questo genere di gioco, quindi sapevo un po' come ricrearlo, e ovviamente come ricrearlo diversamente anche. Il mio gioco è diverso da questi, e la categoria è uguale, il sistema di gioco è uguale, però cambia un bel po' di roba. Ovviamente non vado a copiare, copio la categoria ma non vado giustamente a copiare il gioco, cioè ho scelto questa categoria. Comunque sia, spingi le monete
Il videogioco dovrebbe finire qua, insomma, in mezzo a tutti questi. Però purtroppo non si trova. Da telefono invece l'ho trovato, da telefono, scrivendo spingi monete. Ma da qui non lo trovo. Se poi cerco in inglese Coin Pusher, il mio gioco non esce proprio. Non esce completamente. Se non esce in Italia, figuriamoci nel resto del mondo che c'è ancora una concorrenza più spietata. Vabbè, insomma, no, al momento non c'è. Se il mio gioco viene ancora più scaricato e commentato e votato, eccetera, 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 probabilmente finirà magari un po' più in alto qui in classifica. Eh sì, perché praticamente il Play Store non mostra tutti i giochi esistenti sul Play Store. Il Play Store mostra solo quelli che vanno meglio. E il mio gioco non esce come tanti altri giochi perché ancora il mio gioco non va bene come a questi. Se il mio gioco dovesse aumentare, non si sa come ovviamente, perché se non lo scarica nessuno non aumenta e se non lo vede nessuno non aumenta. Beh, insomma, io difatti cerco di farlo conoscere un po' il mio gioco, così magari da scalare ovviamente la classifica, ma è tosta perché questi sono giochi che hanno milioni di download. Vabbè. Comunque, insomma, speriamo che magari crescerà e spero di beccarmi un po' anche il pubblico straniero. Comunque sia, poi sto continuando a sviluppare il gioco, cerco di mettere altre cose dentro, perché mi è stato chiesto Nick, ma per caso tu metterai gli obiettivi, la leaderboard, no? Insomma, la classifica. Soprattutto mi hanno detto anche metterai i salvataggi tramite Google Service e cose varie, no? Bene, allora, per quanto riguarda gli obiettivi, cioè gli archivi, archiviament, ci sto lavorando. Per gli archiviaments ci sto lavorando, come potete notare qua, ci sto lavorando, sto. Vedete che sto iniziando a mettere gli archivement. Sono in inglese, sì, ma sono anche tradotti in italiano per gli italiani. Ovviamente il totale è 1000 punti. Quindi sto a mettere questi. Sì, la classifica ancora non lo so perché che classifica metto. L'unica classifica che mi viene in mente è quella di chi ha il livello più alto nel gioco. Non mi viene in mente altro. Per quanto riguarda invece i salvataggi. Salvataggi in cloud, beh, questa è una cosa molto complicata e non so se la metterò mai perché ormai il mio gioco è già pronto ed è stato creato con un sistema di salvataggio creato da me. Ora, riuscire a diciamo che riuscire a far funzionare il mio sistema di salvataggio col sistema di salvataggio di Google, non so proprio se è una cosa fattibile. C'è il rischio che rovinerei i salvataggi già attuali. Quindi questo non lo so. In pratica, al momento, se disinstallate il gioco, perdete il salvataggio. Sì, questo è sicuro. Però, solo se disinstallate il gioco. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti, no, il salvataggio non si perde quando io aggiorno il gioco perché il gioco è istruito per vedere se esiste già il salvataggio. Se esiste, non lo va a ricreare da capo. Comunque, insomma, sto lavorando a questo, agli archivements. Difatti qua devo ancora inserirli, gli archivements, appena abiliterò il game service. Poi sto anche ad inserire la richiesta di votare il gioco se piace o meno. Difatti, notate, questa è la paginetta che sto a scrivere. È la paginetta per chiedere ogni, non lo so, ogni 7 giorni, qualcosa di simile. Insomma, verrà chiesto se, insomma, se uno vuole o meno votare il gioco, insomma, se gli piace o meno. Questa è una cosa che ancora non c'è, la sto ad inserire adesso. Quindi per il prossimo aggiornamento non lo so quanto tempo ancora ci vuole. Per ora diciamo che, insomma, il prossimo aggiornamento probabilmente avrà giusto la richiesta per votare il gioco e avrà giusto probabilmente gli archivements. Per quanto riguarda appunto i salvataggi in cloud, ne dubito altamente che li metterò per paura di fare danni. Per quanto riguarda nuove cose da aggiungere al gioco, ancora non ho ben in chiaro cosa potrei mettere. Qualcuno mi ha detto cambia la mititrebbia, potenzia la mititrebbia, ma
Io preferisco lasciare la Meditrebbia così com'è, uguale per tutti, perché altrimenti se qualcuno poi c'ha la Meditrebbia più veloce, più lenta, poi va a finire che ma ci sono quelli più avvantaggiati, quelli più svantaggiati. No, quindi ovviamente la Meditrebbia deve rimanere uguale per tutti. Non deve essere più particolare per uno e meno particolare per un altro. Ovviamente giocando potete sbloccare dei potenziamenti, quello sì. Giocando potete sbloccare dei potenziamenti. I potenziamenti li sbloccate salendo di livello. Ogni livello che aumentate vi darà dei vantaggi. Tipo, per salire di livello dovete accumulare almeno una macchina comune, un esempio, almeno una rara e una leggendaria. Se ne avete una, salite di livello. Se non avete almeno, se ne avete, che ne so, 6, 6 e questa 0, rimanete a livello 0. Dovete avere almeno una di ognuno. E andando a guardare, vi dice che ogni livello, ad esempio, di auto aumenta di 2 secondi la durata del muro, così che le monete non le perdete. Al momento, essendo io a livello 1, ho il muro che rimane alzato per 22 secondi invece di 20. Poi potete anche vendere le monete, potete anche vendere, diciamo, i premi. Tipo, se io vendo la macchinina leggendaria, perché vedete, questa indica leggendaria, questa indica rara, questa indica comune. Se io vendo la macchina leggendaria, scendo a livello 0 perché non ho più 1-1-1, non ce l'ho più, però ho guadagnato 20 gettoni. Quindi, insomma, se avete troppe macchine, se avete troppe cose, potete venderle per gettoni. Se io vendo la macchina rara, mi dà, credo, 10 gettoni, perché sì, è scritto qua sotto, 5, 10, 20. Boom, vedete, 76, 81, però sono sceso a livello 0. Poi, un esempio. Vedete che tipo c'ho due, che cos'è? Due Meditrebbie leggendarie, però rimango sempre a livello 1 perché ne ho una e due. Devo avere 2-2-2 per salire a livello 2, oppure 3-3-2 per stare a livello 2, 3-3-3 livello 3, eccetera, eccetera. Qui vedete i vantaggi che dà accumulare, insomma, i premi. Livello massimo dei premi 6, massimo potete arrivare a livello 6, quindi se avete 7 auto, una la vendete perché tanto non ci fate niente, quindi le auto extra le potete vendere, oppure le accumulate giusto per accumularle, vedete un po' voi. Insomma, questo è il funzionamento del gioco, missioni giornaliere, insomma, per ora non so se metto altro. Però diciamo che per ora quello che sto cercando di aggiungere è questo. Al momento sto cercando di aggiungere gli obiettivi e il fatto lì che magari uno può, insomma, votare il gioco se gli piace o meno. Poi ovviamente non è d'obbligo, puoi anche dire no, non voglio votare, non voti. Quindi insomma, dai, questo è il risultato dopo una settimana. Dopo una settimana di pubblicazione, dai, 1061 giocatori, non è niente male. Non è niente, niente male. Niente, ragazzi, quindi per ora è qua. Se vi interessa, per ora finisco qua. Se vi interessa provare il mio gioco, se non l'avete già fatto, in descrizione vi lascio il link del mio gioco. Oppure provate a cercare. Provate a cercare Farmer Dozer, lo trovate di sicuro. Se scrivete Farmer, guardate, addirittura me lo segna già. Farmer Dozer. Se cercate Farmer Dozer, lo trovate al 100%. Farmer Dozer. Farmer Dozer, Nick Games. Non vi potete sbagliare. Questo credo che sia, no. No, pensavo che era l'altro, quello che. No, niente, vabbè. Quindi, insomma, se cercate Farmer Dozer, lo trovate. Se volete provarlo, dateci un'occhiata. Alla fine, pubblicità invasiva non ce n'è, non vi appare mai nessuna pubblicità all'improvviso, c'è solo la pubblicità, quella che vi ricompensa. Quindi, tipo, finite le monete, guardate una piccola pubblicità e ricevete delle monete e cose di questo genere. Poi pubblicità che rompe le scatole, quella che va a appare così all'improvviso, non esiste nel mio gioco. Vabbè, ragazzi, dai, e quindi. Non lo so, magari poi tra 3 settimane farò un video e non so, magari vi dirò com'è andato in un mese. Forse se posso vi farò anche vedere quanto ho guadagnato in un mese dalla pubblicità, se non va contro a qualche regola, ovviamente. Vedremo, magari fra 3 settimane, se è possibile, vi farò pure vedere quello. Per ora diciamo che il guadagno, beh,
sta cominciando un po' a salire, è iniziato malino, ma poi un pochettino comincia a salire, pian pianino. Comunque dai, finisco qua, e niente, ci si becca presto in un prossimo video, statemi bene, ciao alla prossima!